La polizia stradale ha reso note le tratte stradali dove sono operativi giorno per giorno gli strumenti di controllo della velocità, un modo per invitare gli automobilisti a moderare l'andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti stradali. I servizi saranno effettuati dal prossimo lunedì 2 settembre fino a domenica 8 settembre, alternativamente sulle tratte autostradali A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo, nei tratti maggiormente interessati da un elevato tasso di incidentalità, secondo il seguente calendario. Giorni 2, 4 e 6 settembre sulla 18 Messina-Catania, il 2, il 3 e il 6 settembre sulla 20 Messina-Palermo. I limiti attuali di velocità sono sulle autostrade 130 km orari, che scendono a 110 in caso di maltempo, e sulle strade extraurbane principali 110 km orari, che scendono a 90 in caso di maltempo. In caso di mancato rispetto di queste prescrizioni, sono previste sanzioni pecuniarie e decurtazioni di punti sulla patente o anche la sanzione accessoria della sospensione della patente da 6 a 12 mesi. In caso di recidiva in un biennio è disposta la revoca della patente. Queste sanzioni sono aumentate per i neopatentati e per i conducenti professionali. Particolare attenzione verrà inoltre rivolta agli eccessi di velocità commessi dai conducenti dei veicoli commerciali di trasporto di persone, cioè autobus e mezzi pesanti, anche attraverso la lettura fornita dai sistemi di bordo, quali i cronotachigrafi e i tachigrafi digitali.